buongiorno e bentornati al settimo torneo delle rampe con la seconda fase. Aspetta che cambio il tema che mi fa schifo questo. Siamo qui appunto perché dopo le sei selezioni che abbiamo avuto, i sei episodi, anzi perché le selezioni sono state tante, abbiamo 18 categorie. Queste categorie sfideranno una contro l'altra. E diciamo che adesso ve la spiego con calma, signori, però mi raccomando un pollicione su prima di cominciare. E se va, un commento casuale su chi vincerà secondo voi il torneo delle rampe. Questi due gruppi si affronteranno entro le prime 5 posizioni. La categoria che avrà più vetture passerà alla fase finale. Sembrano cose ottime, Tony. Questa schermata magica randomizzerà chi andrà contro chi. Meno 3, meno 2, meno 1. Adesso crasha tutto, spero di no, chiaramente. Che è successo? Queste sono le coppie che avremo nel settimo torneo delle rampe. Furgoni contro compatte, SUV contro pick-up, camion contro classiche, questa è bellissima, super contro servizio, sport contro rimorchi treni, fuoristrada contro le barche, fuoristrada se la cavano bene, berline contro coupé. Perdiamo delle cose con mascolo emergenza e berline coupé. Io direi che possiamo cominciare con una golosissima SUV versus pick-up. I SUV dove li abbiamo? Sì, adesso li devo anche cercare, divento scemo. Eccoli qua. Chiaramente dicevo che la prima del gruppo a passare sarebbe stata avvantaggiata, ed è appunto così, perché le sarà concesso di ritentare nel caso floppasse il salto. Esempio, io parto con il Phantom FQ2, faccio una porcheria, posso ritentare di nuovo. Partiamo con i SUV o con i pick-up? Io direi di partire con... facciamo i pick-up? Direi di partire con i pick-up, sì. Il primo è lui. Abbiamo il Sedler. Ho dovuto cavare le barche, o meglio, non tutte, ma giusto il Kosatka, perché fa un baccano quello quando lo metti in campo, che è terrificante. E il primo, portabandiera dei pick-up, Vapid Sedler di servizio. Un attimo, io mi stavo dimenticando della cosa più importante, dell'811 da test. Vada dunque, questa è la rampa che ospiterà la seconda fase del torneo. È una rampa un po' stronza perché non solo questa parte è stramba, ma anche questa qua in fondo. Praticamente le vetture dovranno avere fortuna, dovranno riuscire ad arrivare in cima e prendere per andare alla volta, ovviamente schivando tutte queste cose. E la direzione è questa, è una sud-ovest, e vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano. Detto ciò, ovviamente le vetture che salteranno resteranno dove saranno saltate, quindi potranno anche rompere le palle. Nel caso, non lo so, una riva si ferma qua perché per inerzia non è abbastanza. Sarà veramente bellissimo. By the way, ritorniamo a lui, il meraviglioso Sedler, e cominciamo. Duello all'ultimo sangue. Anche questa rampa è una rampa che potrebbe permettere a chiunque di vincere. Non è così poi adesso vado sempre fuori, eccetera, ma non dovrebbe succedere questa cosa. Ah, sì, vero, anche le altre macchine possono salire sopra mia rampa. Come potrebbe uscire contromano? Bella sta cosina. Va bene, va bene. Ecco, però già il Sedler, ad esempio, in questa posizione rompe tantissimo le palle. Quindi lui si ferma qua, segnalino per lui. Ed è il primo a saltare. E ora è arrivato il momento dell'FQ2 640 per il Phantom. Ecco, già il Phantom dimostra di avere un'altra... Sì, però se Sedler è veramente triste la situazione. Già il Phantom dimostra di avere, come dire, un qualcosa in più rispetto a questo gigione. Riesce ad andare sopra la casa? Sarebbe un ottimo risultato. Il Phantom, diciamo che... attenzione, attenzione, perché questo si considera. Finisce qua sotto. Beh, dovrebbe essere teoricamente sempre primo, però veramente di poco. Prossimo che è un pick up. Mio Dio, vi prego. Vapid Slam Van Muscle Meudeus. Chiaramente si può decidere se risaltare, e il Phantom ha questa possibilità. Possibilità che ha anche il Sedler, anche se non mi sembra che ne valga la pena per lui. Ha già fatto il massimo. 5,80 per lo Slam Van, che attenzione, potrebbe anche passare in testa se ne vuole. E ricordo come sempre che entro le prime 5 non importa il primo posto, ma... bravo, 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 bravo. Segnalino per un meraviglioso coso. E passiamo con il prossimo. Canis Seminole Frontier. Diciamo che uscire per mano dei pick-up sarebbe decisamente disonorevole, mettiamola così. No, non macchine sopra, non macchine sopra. Seminole Frontier, attenzione che... attenzione che il Seminole Frontier potrebbe fare quello che non ha fatto il coso. Potrebbe anche finire qua sotto, e non sarebbe una bella... fermati, ti devo dire, fermati. Ovviamente tireremo la VAR per capirci meglio, ma attualmente, per come la vedo io, cioè, nel senso, ok, è dietro quel coso, ma non di troppo, lascia molti dubbi. Attualmente Seminole Frontier però dovrebbe essere primo. Andiamo con la prossima. Mio Dio, la Picador. Lei è passata per miracolo, poi adesso mi fa la cosa più bella del mondo. 620, molto veloce. Che se arriva aggressiva là sopra riesce a uscire, cosa che comunque non è scontata. Ma basta andare contro le cose qua. Chi è che si aspettava qualcosa di bello da parte della Picador? Prossima, va bene, va bene. Cosa abbiamo nei su? Karim BJ. Vada dunque, il record attualmente ce l'ha il Phantom, mi pare, o il Seminole Frontier, non mi ricordo. Era ben lanciata la Picador, però tra l'altro più veloce di questa. Oh, per il SUV non è semplice comunque. Attualmente siamo in parità, due SUV e abbiamo due
Allora, in questo momento a passare sarebbero i SUV, perché entro le 5 ne hanno 3. Andiamo con il prossimo intanto, che è il contender. Faremo la conta alla fine ovviamente. Eccolo qui, bellissimo il contender. Se riesce a finire questa roba senza scivolare è un miracolo. 600, su con sta velocità. 580, mio Dio. Che cazzo di traiettoria ha preso? Ma dove va? Ma perché esisti? Grande pagliacciata. Attualmente quant'è? In questo momento sono davanti fuori strada. Forse non ho segnato il Karim BJ. Esatto, non l'ho messo. No, è ancora davanti il BJ, quindi abbiamo ancora maggioranza di SUV. Che abbiamo? Emperor Abanero SUV. L'unica Emperor che ci piace. L'attende questa roba. I SUV comunque ovviamente partivano favoriti e non stanno deludendo le aspettative. In pratica, attenzione, boicotto della Picador che si mette a rompere le palle. Può essere. Riesce però a passare qui. Comincia a essere un po' un problema, perché in mezzo alla strada è difficile schivare a destra e a sinistra. Abbiamo attualmente due SUV, un pick up, un SUV, un pick up e un SUV. Quindi i SUV sono avanti per il momento. Andiamo con il prossimo, che è un Bison. 600, potresti essere la grande rivelazione per i pick up. Oddio, il contender. Fanno sberle tra compagni di squadra. Può essere il taxi. Mi danno anche le guardie, ma se non sanno guidare! Incidente un po', insomma, no? Come dire, quanti ce ne ho di segnalini intanto? Ne ho 8, quindi ne posso mettere ancora uno e cominciamo a scalarli. Vi devo dire, situazione un pochino così, situazione un po' strampalata. Torniamo sopra e anche qua si parla di un miracolato. Si parla di uno che non si sa il motivo per il quale sia nel torneo delle rampe, Enus Antley S. Che dopo aver vinto, no, vinto no, è arrivato tipo terzo su una mega rampa, si è montato la testa e è diventato il nuovo Rokoto. Comunque, Antley S, vai. 612, bravo! Non ti accoppiare, no, lui è intelligente, lui più indietro, si becca direttamente la pianta. Vabbè, ma l'Antley S, dai, è sempre quella cosa per ridere un po'. Direi di segnarlo. No, non lo segniamo. Un'altra incredibile penitenza di classe Yosemite. Attenzione, perché se uno supera, no, servono due pick up. Oddio, ma potenzialmente sono già passati i SUV. Un'emozione incredibile. Yosemite, il buffone di questo duello. Siamo arrivati con l'ultimo SUV e potenzialmente sono praticamente già dentro i SUV de classe Granger. Sei l'ultimo per i SUV. Ah, non vedo l'ora di gustarmi coupé berline. Non vedo veramente l'ora di vedere l'Emperor uscire a calci nel culo. Il Granger, grande Granger, vuole essere una sentenza per i SUV. Direi che insomma entro le prime 5 abbiamo 4 SUV e un solo pick up. Quindi direi che con un sonoro 4-1 il gruppo del Fatom FQ2, che non ritenta manco, che non gli serve a nulla, passa alla finale del torneo. Andiamo con Super Controservizio, capitanate dall'811. Mentre i servizi, oh mio Dio, ecco, ok, la squadra dei servizi leggermente avvantaggiata in questo scontro. Ma mai dire mai. Bella l'811. Io direi che possiamo andare. Necessito di un 620. Non male. Bella la cosa. Ma chi c'è là in cima? Ho rimosso tutti, c'è qualcuno là sopra. Ma perché c'è il Granger che l'avevo eliminato? Comunque 811 arriva qua. Lei ovviamente, essendo capogruppo, può ritentare una seconda volta. Torniamo sopra e vediamo la prossima. Chi abbiamo a disposizione a sto punto per i servizi? Furgone con braccio elevatore. Con braccio elevatore, molto veloce, ricordo, come ho già detto 40 volte, che può ritentare. Quindi nel caso facesse una schifezza o si stessero per giocare il posto a causa... Ecco esempio, questo qua potrebbe essere un ottimo modo per dire ritento. Comunque vi devo dire, non male, attualmente è la cosa più bella che abbia visto quest'oggi. Non troppo distante dal capogruppo delle super. Andiamo con la prossima e abbiamo Pegassi Vacca, grande dominatrice di rampe nel periodo 2020-2021, forse anche prima, 19-20, 620. Potenzialmente la Vacca non so come faccia a essere dietro l'811, sebbene sia più forte. Poi magari fa un atterraggio di... Oddio, beh no, diciamo che qua palesemente... Brava però, vai avanti. Segnalino per lei e andiamo con il prossimo. Vai, bello il mio furgone con braccio elevatore senza il braccio. Attualmente, furgone con braccio elevatore davanti. Secondo abbiamo, direi, un altro furgone con braccio elevatore. Lui se ne va... Ah, beh, direi che sia molto golosa questa prestazione. Segnalino per il furgone con braccio elevatore senza braccio elevatore, che era dietro nella selezione ma è davanti nella seconda fase. Franco è completamente incastrato. Spero che si riprenda senza possessioni strane. E invece la possessione ce l'ha avuta. Next, Aderona, vamos. 620, voglio vedere almeno da parte tua. Minimo 627. Facciamoci caso, le super non sbagliano un atterraggio. Adesso che l'ho detto, ma diventerà una disgrazia. Devi andare avanti, Adder, devi andare avanti. Beh, non hanno mollato di un centimetro. Ovviamente i due servizi là davanti sono nettamente più forti. Quindi il prossimo è la Rotino e potrebbe già essere il colpo di grazia. 6.50, forse il più veloce quest'oggi. E forse mi va a prendere anche l'altro furgone con braccio elevatore. Ma mai dire mai, che se in la super lì la... Brutta cosa, brutta cosa, ma la Rotina è comunque la Rotino. Si mette qua dentro, trova una posizione gagliarda che gli garantisce il terzo posto, anzi il secondo posto. Direi che potenzialmente non dovrebbe esistere una super capace di fare meglio di questi tre mostri. Mai dire mai, però sono con 3 o 4 metri di terra sopra la testa. 612, Itali GTB, regalami un bel atterraggio.
Vabbè, la segniamo perché la segniamo. Ma sì, vabbè, adesso c'è anche il taxi. Direi che sia la classica goleada questa da parte dei servizi, che con il taxi dovrebbe piantargli un bel 4-1 per poi terminare con un 5-0 nettissimo. Povere super, non avevano questa grande speranza. 666. Vai, salta di là, salta di là. Bravo taxi. Beh, secondo. 4-1 attualmente. Andiamo con la penetrator. 620. Brava, brava. Tu veloce, ma tu salto orribile. Però grande atterraggio, grande capacità di atterraggio. Diciamo colpo finale da parte dei veicoli di servizio, con il carro attrezzi che se si mette davanti a non mi ricordo chi, passano automaticamente per strage. Direi che comunque sottovalutata la squadra dei servizi. Ma 600 solo, 600 km orari. Passi in mezzo al coso. Vabbè, lo segniamo, non lo segniamo. La prossima, chi è? La Nero Custom. Hanno già vinto palesemente i servizi. Però 600 e qualcosa, almeno un po' l'orgoglio, tiratelo fuori. Comunque, a parte l'Italy cosa, grandi flop da parte, non volevo dire nulla. Sono palesemente già passati i veicoli di servizio. Lo usiamo per il meme. Non riescono a fare un 5-0, fanno un 4-1. Autobus turistico, ci prova magari con l'atterraggio più bello del mondo. Va bene, sipario dunque, vincono e passano alla finale i veicoli di servizio. La prossima sfida, il prossimo duello sarà fuoristrada contro barche. Cominceremo ovviamente, non le voglio usare le barche, poi c'è il Kosatka che si incastra. Vabbè, partiremo dalle barche. Rune, Kosatka, barche, che non riesce manco a partire. Prossimo torneo facciamo niente barche e facciamo moto piuttosto. Non c'è un secondo tentativo, quindi vi ricordo che se dovesse uscire, cosa fa con il sedere? Teoricamente tu continua a accelerare, tranquillo che nessuno ha dei problemi con te. Rune Kosatka, uno dei favoriti chiaramente, perché bara. Segnalino per il Kosatka, tanti saluti. Abbiamo detto fuori strada, quindi Garin Rebel passato con una skill clamorosa nelle selezioni e adesso è a fare 1v1 creativa con il Kosatka. Come ho detto, non importa primo, secondo, terzo eccetera, l'importante è avere più vetture della stessa categoria entro le prime 5. Non devi toccare nulla perché sei il più forte dei fuori strada, o meglio sembra. Vai, mantieni ancora i 100, dovrebbe uscire. Ma cazzo. Ma ha fatto una prestazione migliore anche della miglior super che ho visto oggi. Segnalino, grande divario ovviamente tra chi bara e chi non bara. Noi tifiamo comunque i fuoristrada senza se e senza ma. Il prossimo che dovremmo utilizzare purtroppo è il Predator della polizia. Lei finché rimane centrale va avanti. Come arriva a toccare la parte laterale comincia a impazzire. Perché esistono queste cose? Perché? Parte la barchetta. Diciamo che era qualcosa che, come dire, brava la barca, bravissima la barca. Complimenti, segnalino. E andiamo con la prossima vettura, il prossimo fuoristrada. E chi abbiamo? BF Injection. Va bene, devi essere la sentenza che butterà fuori queste inutili e stupide barche. 616, bravo, su, devi andare su. Vabbè, ma loro possono anche arrivare qua in fondo, che gliene frega. Non è importante. Ma chi se ne frega, ma non ci arrivano quelle barche. È una sfida molto aperta, hanno capito con chi hanno a che fare. Di conseguenza si permettono anche delle cose un pochino stupide. Il prossimo è il rimorchiatore. Forse potrebbe essere un problema perché lui riesce in teoria a stare dritto. E quindi non lo stavo dicendo per davvero, stavo scherzando. Ok, ok. Io chiamerei la VAR però qua, ha fatto una cosa strambissima. Rimorchiatore impazzito. Ok, ma si ferma meglio dei SUV sulle montagne, le colline, le cose. Un bel duello. Attualmente abbiamo intanto 5 vetture. Le barche, perché hanno un veicolo in più, sarebbero quelli. Ma è solamente uno specchio per le allodole, come si dice. Perché ora arriva lui, il grande Camacho, che ristabilisce l'ordine in questo torneo delle rampe e rimetterà le barche dove meritano di stare. Dovresti superare il BF in action tu. 580. No, se becchi il cartello ci sono dei problemi, te lo dico. Signori, si complica la cosa. Segnalino per questo. Attualmente abbiamo più fuoristrada, quindi sarebbero davanti. Ma la situazione è preoccupante. Dipende cosa faranno le altre barche. Pegassi speeder barche. Tu teoricamente c'hai due motori che ti permettono di stare dritta. Esatto, diciamo che si governa meglio delle altre cose. In pratica non lo so, ve lo so dire quando arriva là in fondo. Quindi almeno tra 20 minuti. Vai, esci da sta roba, bravissima. C'è tutto sto fracasso per andare a fare le scarpe al Predator, anzi neanche. Segnalino, trencerone. 570, ma chi se ne frega. Però i fuoristrada veramente sono pessimi. Benissimo, poi schivi la pioppa. Arriva da... Però bravissimo, perché è il secondo miglior fuoristrada. Devono arrivare le barche davanti a BF in action se vogliono passare. Perché attualmente i fuoristrada, sebbene sembra di poco, stanno vincendo. Squalo barche. Oddio, forse lei non volta perché bassa. Sebbene le barche siano delle povere disgraziate, i fuoristrada dimostrano che non c'è limite al peggio. Ma perché fanno le piante con le palle? Perché c'è una palla qua dentro? Ma cosa significa? Vabbè, raga, cioè, nel senso, è il boschetto dei drogati. Ricorda quello. Riata. Oddio, ma Riata è peggio del coso. Perché?
Non lo segnerei manco sto coso. Oddio, glielo possiamo dare un segnalino. Chiamiamo questo che è inutile tanto di queste barche. Chi si ricorderà mai? Siamo arrivati con l'ultima barca. Attenzione, perché se l'ultima barca fa un qualcosa di buono, passano le barche. Fino alla fine è combattuta. Non ci avrei scommesso una lira, ma a quanto pare la situazione è esattamente questa. Longfin barche. Dio, questo si piega prima di partire. Che schifezza. Va bene così, raga. Il Longfin tira via il suo elmo da guerriero e mostra la sua reale identità, ovvero Krusty Clown. Vado per il Mesa perché ho una simpatia per lui, ma direi che hanno già palesemente vinto. I fuoristrade passano dunque anche loro alla fase finale del settimo torneo delle rampe. Karin Mese, l'ultimo a saltare, almeno che facciano le prime tre posizioni decenti, perché non lo sono attualmente. Abbiamo... niente da fare, io mi devo ribeccare il rimorchiatore comunque più avanti. E invece no, è andato meglio lui, bravissimo. Quindi si conclude questo duello 3-2, io mi aspettavo 5-0, 3-2. Abbiamo da questa parte le meravigliose coupé, forse una delle squadre più forti che abbiamo nel torneo delle rampe, contro le sciagurate berline, che tanto sciagurate non sono, perché la limousine potenzialmente è forte come la Zion e potrebbe addirittura superarla, non si sa. Poi hanno la Stanier, hanno l'Emperor che ha rubato il posto a una ben più meritevole Washington, hanno la Ingot, se non fosse per via dell'Asterop e dell'Intruder che abbassano un po' la media. Diciamo che insomma, se ci liberiamo in un colpo solo delle barche dell'Emperor, diventa una delle giornate più belle del mondo. La prima a scendere in campo è Ubermatch Zion, con la possibilità di risaltare. Voglio delle coupé impeccabili. Su con questa velocità 650. Brava la Zion. Vai oltre la montagna, assicurati il primo posto e tienitelo stretto. Vai così. Atterraggio ovviamente molto bello, però rallento un po' troppo per i miei gusti. Ti devo dire, pensavo qualcosina di più da parte sua. Ho osato per vedere se poteva arrivare direttamente nella collina, visto che dura meno quel salto. Qua c'è della roba più bassa, ma segnalino per l'azione. E andiamo con la limousine. Avrei voluto anche simpatizzare per le berline. Madonna, ma col fatto che c'è l'Emperor, cioè mi rovina tutto quanto il coso. Sei una delle grandi speranze. Ricordo ovviamente che lei può risaltare. 650. Limousine in... 1v1 creativa, limousine contro Zion. Vediamo se l'atterraggio sarà degno di nota oppure no. È molto bello l'atterraggio, è molto bello. Limousine supera la Zion, una leggendaria limousine, Warride addirittura. Vabbè, la Zion volendo può risaltare. Limousine impressionante, io non so cosa si fumi, ma limousine impressionante. Andiamo con la prossima. Molto piccante questo duello. E c'è un Exemplar, ok, l'Exemplar forse qua in mezzo è quella un pochino più deludente, però ricordiamoci che è arrivata seconda, quindi secondo me chi vince vince 3-2. 6-30, bravissimo. Però non devi finire sotto, devi andare avanti. Devi andare avanti perché poi le berline dilagano ed è un disastro. Brutto atterraggio. Vediamo dove arriva. Beh, questo è un bel duello comunque. Questo è un gran bel duello. Sempre che lei si vada a fermare qua sopra. Si è fermata, si è fermata. Terzo posto il suo. Andiamo con la prossima. E abbiamo per le berline. Ah, Karin Intruder. Dovrebbe essere quella che comincia a far sudare un po' di più le berline. Diciamo, insomma, 620. Brava. Contro la pianta. Bacchettata. Arriva qua e vuole anche picchiarmi un tizio. Segniamo la macchina e andiamo con la prossima. Cominciamo con i grandi schiaffoni. Ocelot F620 dovrebbe posizionarsi teoricamente terza, o volendo anche davanti alla Zion. Vediamo, perché comunque su quella rampa ci sono delle micro cose che potrebbero far floppare le coupe. Non fare castronerie, non fare porcate. Brutta botticella la sua, però forse vai avanti, va sopra. Ok, questa cosa non ci voleva. No, devi fermarti, appagliacciato. Siamo arrivati con la terza berlina. Abbiamo Vulcar Ingot. Lei è veramente molto forte. 630, golosissimi della Vulcar Ingot. Lei atterra benissimo, purtroppo atterra molto bene, però dovrebbe... oh mio Dio, aspetta, cosa fa? Ok, this potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema perché berline attualmente sono prime e terze. Vabbè, sono davanti comunque le coupé, quindi non ci spaventiamo. Oh, ce l'ho già al coupé. Devi superare la limousine. Lo puoi fare perché meno male sono tutte veloci uguali. 656 e 60. Oh, ce l'ho già al, mi raccomando, atterra bene, l'ha fatto. Bella atterraggio, devi superare la Ingot. Non cadere, non cadere. Grandi problemi. Nessuno riesce ad arrivare qua in cima. Me ne stavo dimenticando, c'è l'Asterop. Miracolosamente diciamo che si trova in questa situazione. Ma che è sto salto? Le pioppe, il grande cipressone. Fermati, bloccati, ferma la tua corsa. Ok, non è normale, dagli questo segnalino. Attualmente signori è una bella sfida. Dovrebbero essere davanti le coupé, che vedono più vetture in questa zona. Ne vedono una qua sotto, ne vedono due qua. 3-2 per le coupé. Abbiamo due vetture, Sentinel XS e abbiamo la Felon. Diciamo che se non fa un miracolo la Sentinel, c'è un grandissimo rischio che gradirei non correre. Ubermatch Sentinel XS coupé. Tu che sei potenzialmente anche tra le più forti del coupé, no? Devi andare avanti a prendere la limo. Se l'Asterop si inventa il grande furto, brutta roba, brutta roba. Vai sopra.
Dio, questi sono gravi e grandi problemi. Perché arriva qua, sebbene le coupé siano ancora in vantaggio, devono guardare la Stanier e l'Emperor. Vapid Stanier per le berline. Non puoi sbagliare, perché attualmente abbiamo due berline entro le prime 5 e tre coupé. Ma basterebbe a una vettura arrivare qua per prendere e portare le berline davanti. E la Fallon lì non ci arriva. Quindi se una vettura tra le due arriva anche solo qua, vincono le berline. Ho paura. Oh, comunque c'è da dire una cosa. Le berline vita... vabbè, ma guarda che c***o di salto. L'Asterop. Non farlo! Io lo sapevo che finiva così. Ci rendiamo conto che se escono le coupé, non escono per colpa anche della Stanier, ma perdono per una ingot. Vai, lampadati Fallon. Vai su. 620. Ok, non è veloce. Non è velocissima, però magari atterra bene. Il palo no. Il palo no. Brava. Devi prendere la ingot. Devi prendere la ingot. Signori, purtroppo è stata una fottuta disgrazia. Segniamo la lampadati Fallon. Si stanno sparando per questo risultato. Fanno bene. Torna sopra. E siamo arrivati con l'obbrobrio. L'aborto per eccellenza. Che potrebbe chiudere quello che potrebbe essere per le berline un 4-1. Prendi sto catorcio grondante di ruggine. Vai. Quanto becca? 660. Si va in l'astro. Un po' si gode. Ok, potrebbe essere un problema. Madonna di Dio. È stata una roba devastante, signori. 4-1. Berline ai danni delle coupé. Prima limousine, seconda Stanier, terza quella merda di Albany Emperor berline, che doveva aver fatto schifo durante la selezione, perché magari la rampa non era tanto la sua. Quindi passano a seconda fase. SUV, servizio, fuoristrada e berline, che quindi accederanno alla fase finale. Nella prossima vedremo furgoni compatte, camion classiche, muscle emergenza e per ultima sportive treni.